tempo a mettere gli avversari in condizione poi di non gestire questo pallone o concludere dalla distanza e quindi riproporsi in attacco. Vediamo. Givos per De Serti, ottiene il rigore per il fallo commesso da Maliković. E questo tutto molto buono perché riesce a sorprendere sul lato il Recco, fatto sta che De Serti aveva la posizione favorevole davanti alla porta, gli arriva questo passaggio dall'esterno e il fallo lì davanti non può che essere un tiro di rigore, nonostante le proteste di qualche giocatore del Ceco, ma nulla da fare davanti alla porta. Questo doveva essere il secondo tiro di rigore. Il secondo tiro di rigore per il Recco, questa volta è Givos che si incarica di tirarlo. Il primo, lo ricordiamo, l'ha sbagliato Alessandro Calcaterra nel corso della prima frazione di gioco. Ora tutto è pronto secondo gli arbitri? No, ancora no. Ci chiede la distanza. In questo momento va e va a segno Marto Givos, ungherese, 24 anni per lui. Lui che ha sempre giocato nell'Honved, quest'anno è arrivato qui e forse anche quello sta soffrendo l'Honved. È che un campione così forte ha lasciato la squadra di Budapest, ora è qui e comunque va. Vediamo inquadrato Kabanov. Dicevamo, è tutto a favore della squadra del presidente Volpi, 5-4.